In questa domenica celebriamo la festa del Corpus Domini, del corpo e del sangue del nostro Signore Gesù. Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. La festa del Corpus Domini è una festa a noi molto cara. Dal Vangelo di Marco abbiamo ascoltato le parole di Gesù che istituisce l'Eucarestia. Questo è il mio corpo, questo è il sangue dell'alleanza. L'Eucarestia è la sintesi di tutta l'esistenza di Gesù. Gesù è vissuto per amare i fratelli, per dare il suo corpo e dare il suo sangue. I nodi spezzati lui li ha uniti. Vuole fare comunione con noi, unirsi a noi per essere il pane del cammino. Unirsi a noi per essere nostra vita per sempre, vita eterna. Gesù è il Salvatore ed è il Redentore. Salvatore non perché salva come uno che può essere tirato fuori dalle acque quando c'è un annegamento, ma Gesù è Redentore, lui dà la redenzione perché fa nuove tutte le cose, sa trasformare l'odio in amore, la tristezza in gioia e la morte in vita. E questo è il potere che lui ha perché è il Signore, e questo potere lo dà a noi. L'Eucarestia allora è la comunione con Gesù. È il motivo per cui vivere, perché vive Gesù se non per amare i fratelli, per dare il suo corpo e il suo sangue? E allora da noi viene l'impegno: perché vivo? Per amare te, Signore. Ma amare te cosa significa? Amare i fratelli, dare me stesso, dare tutta la mia esistenza per il bene degli altri, e in questo si trova la vita. Quando andiamo a ricevere Gesù e Eucaristia, il sacerdote dice: è il corpo di Cristo, e noi rispondiamo: Amen, sì, e lo riceviamo, Dio nella nostra vita. Che bello domenica, nella processione del Corpus Domini non passa in mezzo a noi una statua, ma passa il Signore stesso, e noi con atteggiamento riverente ed adorante diciamo: grazie che sei con noi, tu sei il pane della vita eterna, stai con noi, ne abbiamo bisogno. E passando tu guardi il nostro pianto, vedi le nostre sofferenze e a tutti rassicuri e doni salvezza e redenzione. Bella quella frase quando entriamo in chiesa: sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Buona festa del Corpus Domini e buona settimana.